Allora, derivata insomma da una bella vittoria, no, quella contro la Paganese, cercavate insomma di dare continuità insomma a questi vostri risultati. Dopo 20 minuti molto bene della Ternana siete riusciti a riacciuffare il pari, poi dopo che cosa è successo nella ripresa? Come hai detto tu, il nostro partito è forti, sapevamo che controllavamo una squadra molto importante per questa categoria, una squadra puntata per vincere. All'inizio mi ha fatto un po' di fatica perché ero su partiti forti, tanti cross, ci hanno messo un po' sotto, però poi siamo usciti bene, abbiamo trovato anche il pari e qualche altra azione, poi il secondo tempo siamo entrati un po', c'era un po' il campo impraticabile, loro quindi mettevano sempre queste palle e sono bravi a fare il 2-1, hanno fatto, però poi anche noi siamo riusciti, c'era penso anche qualche azione che potevamo fare più male, noi come l'arbitro forse qualche errore che ha fatto oggi, però sapevamo di mettere una squadra così importante, però cercavamo un punto a termine, per noi faceva molto comodo. Senti, dunque, noi non abbiamo potuto così parlare con il vostro mister Domenico Giacomarro perché c'era da fare, è andato via, però abbiamo così sentito degli spifferi dove si diceva che ce l'aveva con l'arbitro perché a suo dire sembra che abbia pilotato la partita. Allora, fino al 29esimo del primo tempo, io se non vedo male, a parte mi manca anche l'ora e mezzo, la Ternana ha avuto 4 occasioni da gol. Tu è vero sei stato molto bravo perché al secondo, al 29esimo hai fatto 2 tiri, al 29esimo il portiere te l'ha deviato in gol, al 30esimo hai fatto il gol, però io credo che alla fine del primo tempo, se la Ternana fosse andata a riposo sul 3-1, nessuno avrebbe ritirato lo scambio. Nella ripresa altre poi partita rovinata dalla pioggia, quindi palla che non è rimbalzata più, ecco, vorrei sentire le tue impressioni. No, il mister è andato via perché aveva il perché l'arbitro. Il primo tempo, come avevi detto voi, la sua partita forte, è normale che una squadra così forte ci ha messo sotto, cioè, potevamo fare 2-3 gol all'inizio, però noi siamo usciti bene e siamo tornati sullo scudore sul 1-1. Poi il secondo tempo non si è più giocato perché si mettono queste palle nel campo, era impraticabile. Però nel finale penso che un fallo di mano era netto dentro l'aria, anche la fuoriuscita su Bertolli, il portiere neanche prende la palla su Bertolli e ci poteva stare il rigore.